Pronto? Sì, preside, sono Gianmarco. Parlato, sì, rappresentante. Preside, è successo un casino. Sì, a scuola siamo usciti tutti, non c'è più nessuno. Sono entrati un sacco di esterni, sono entrati. Ma come dobbiamo fare? Io non so come muovermi. Va bene, sì. Sì, la chiamo subito. Capito? Bisogna solo chiamare la polizia, ho capito, preso, ma lei non può fare niente. Vabbè, la chiamo. Quel fotografo non c'è. Ogni volta che ci baciamo si sta sempre il fotografo. Abbiamo fatto un lavoro inutile. Yeah, ecco qua. Benvenuti al ristorante La Sorrisa. Ma che stai proprio la punta? Ma quindi c'è, questo non funziona senza filo, questo microfono. Tanta gente che tu ti accorgessi di me. Tutti cantavano insieme a me, tutti. Ma diventa più grigio del fumo. Arcobaleno, non c'è sale nell'acqua di mare, non riscalda le raggi del sole lontano da te. Come si scema che te pensi ancora? È sto male che non so c'è dove stai, che fai? Sicino, tu solo a fare spese? State d'accordo, mi sa io. Come va a finire stasera? Non dovresti ricerca, pigi subito il raffreddore. E se stai malato, chiedi una pazienza e sta vicino a te come facevi. Come sono scemo che la voglio bene ancora. Tu scrivi sempre pure in te canzone. T'ha cercato pure ora che la Natale. Come se tu stessi ancora qua. Come sono scemo, amore mio. Quando bussi, so raccontando a gente che sei ancora mio. Non possiamo occupare una scuola che è situata tra due fuochi proprio, cioè tra due zone ad alta densità di criminalità. L'occupazione è una forma di manifestazione fallimentare, soprattutto in queste zone. L'ho scoperto sulla mia pelle, ma non mi venire a dire che è inutile, che l'abbiamo fatta perché si fa ogni anno. È una manifestazione fallimentare per l'ambiente che ci circonda. Mette 30 Era loro, una 30 ci giorni. vanno Contra 4 5 e 2. Ok, teniamo il pistolo, questo niente, quello che pulite voi. E no, che bomba fare. Loro entrano sapendo che hanno tenuto sotto ostaggio. Cioè, ad esempio, io entro là, la posta, ci caghi le casse all'addina e non Senti, scemo questo blocco. se tu chiami la polizia, ma hanno fatto loro poi alla fine. Io poi i poliziotti vengono, se vanno giù la piazzetta e se ne vanno come è Non ci successo da loro. aspettavamo mai una situazione del genere. Probabilmente ho una fortuna rispetto a quella persona che ha avuto una prospettiva in più. Io sono molto male da questo punto di vista, pure con le persone che a te ti parlano proprio di dire in merda. Spesso e volentieri ci sono persone che hanno le due stesse possibilità. Io non è che aggiungo chissà quale appunto, ma io non è che si va sì, ho capito, sto cercando di ripetere. Metti 20.000 euro. Sto cercando di ripetere quello che stai dicendo tu. Ci sono famiglie che stanno l'acqua alla gola e non veramente non vedono prospettive e quindi solo quello ti resta. Ci facciamo la droga, andare a rubare, ci sta. Chi sarebbe il professore?
Dammi il mercurio sistemato. Che sapone c'è? Ah, io a loro non ho mai fatto niente. Loro a me mi hanno rubato un cofano e mi hanno fatto quattro amici. Questo è giusto. C'è anche un po' di un po' di coltello in gola, cose con là, e quindi questo mi porta a un... Se tu parli così, io che dovrei dire? Ok, ma un punto a tuo favore, allora io non ci esco. Sono dell'idea di Davide. Tu sei dell'idea di Davide. Ma ecco, ma il Raffaele, cioè tu comunque hai avuto possibilità di capire, cioè di avere un'altra prospettiva. Ma tu pigli un maglione rubieno, 14 anni, capo, 14 anni, ma mio padre, hanno detto, cioè che vanno a rubare, spacciano la droga, che stanno in mezza via, su camorrista. Io ho subito una rapina alle 7:30 di sera, che si vede, no? Mi ha sfigurato la faccia più o meno. Alle 7:30 di sera, con gente dappertutto, questi ragazzi sono riusciti a farmi una rapina e a spaccarmi la faccia. In realtà cominciavo, ho detto, oh, vabbè, la solita rapina a Porta Capuana, mi fecero vedere la pistola a salve, si presero il telefono, me lo diedero, sai, le scambi di mano, insomma. All'improvviso videro una pattuglia e scapparono. Io me ne andai in bocca al corso Garibaldi, anche loro da dietro, dal primo vicoletto, e ci incontrammo proprio così. Loro mi accerchiarono, si presero l'ombrello alla mano, io là non ci vidi più e gli diedi addosso. Alla fine questo ragazzo che era rimasto con la pistola in mano, me la lancio in faccia e mi girai alla fine in faccia. Se no mi giravo, stavo ancora. Interessante, prima hai detto vabbè, qua ognuno di noi fa delle azioni perché ha un'influenza, gli viene insegnato, vive in un certo ambiente, quindi che cosa vuoi ma dire? Non è una giustificazione, io non ho detto che questa è una giustificazione, io sto dicendo che questo momento la soluzione presso viene da qua, viene dalla scuola, viene dalle scuole elementari, non da me. Non da me che sono la parte lesa, che mi faccio fare pure rapide mezza vita, questo permettete. Non credo, la scuola sta esagerando perché i ragazzi. Ah sì, è perché questo a che serve? L'altre 24 a che serve 5, la scuola? L'altre 19 ore stanno a casa. La funzione della scuola, dice, quale sono lo sta dicendo un bambino. La professore sta dicendo ok, qualcuno viene a casa. La funzione della scuola, qual è? Scusate, ti posso dire una cosa? Tu cerchi di dargli un'educazione, di fargli capire un contesto che non è quello criminale. Però poi qualcuno esce da qua. E va a casa, è vero che in realtà è tutta una cosa. Però prima stiamo al 100% a casa, mo stanno al 50%. Tutto questo, posso fare una domanda a livello pragmatico? Cosa si può fare?